Buonasera dalla linea Verde Sport, ben trovati con una nuova puntata che cade in una giornata particolare. Oggi 11 maggio, per gli amanti della Marcord, sono 17 anni dalla conquista dell'uscita, quindi dalla conquista della promozione in Serie B, ma oggi anche la vigilia del primo anniversario del ritorno in Serie C dello scorso anno a Rieti. Buonasera Ditti, eccola, Buonasera vedo Marco, inquadrata dal salotto di casa sua. Marco, ma non voglio cominciare a gamba tesa, però Dimmi. mettimi un po' più dritto perché altrimenti si vede che sei un po' ingrassato durante questa quarantena, Come dai. fai a vedere che sono ingrassato, che sto a mezzo busto, non si vede nulla, Vabbè che dai. poi Eccomi qua, va durante bene, il ci vediamo, pronto, siamo sull'attenti, vai. meglio Marco, meglio. Va bene, buonasera a tutti. Scherziamo un po' perché oggi guardando la televisione, guardando cose leggere, ho fatto questa riflessione, Marco, che ora vorrei condividere anche con i nostri amici ospiti. Vedevo un programma della Balivo che è leggero ma non è proprio stupido e pensavo che avremmo tanto bisogno di un po' di leggerezza e che insomma una partita di calcio ci potrebbe aiutare tanto, però non so se ci sono ancora le condizioni, diciamo i prossimi giorni, dal 18 in poi, quando si capirà anche l'ondata della fase 2, forse le cose saranno un po' più chiare. Marco, cominciamo a presentare gli ospiti. Eh sì, anche perché noi, non potendo parlare di calcio giocato, qualcosa diremo sul futuro, Sì. ma ci controlliamo con un po' di Amarcord stasera. Buonasera Allora, buonasera Pasquale Visconti. a tutti, un abbraccio virtuale ancora, speriamo Buonasera. di vederci presto. Sicuramente Pasquale, io sono riuscita ad averlo perché lui si è fatto il giro di tutte le trasmissioni, le nostre e quelle della concorrenza, ma da me non è mai voluto venire quest'estate LVS. Quando poi dici gli amici Martingino, Sei cattivo. buonasera Simone Puleo. Buonasera Titti, buonasera a tutti quanti. Ciao Marco, ciao Pasquale e a Ciao, tutti i ciao, ciao telespettatori. Simone, ciao. Quale vogliamo dire? Perché Simone c'ha il cappellino o la lasciamo la suspense? Faccio me. No, beh, conoscendole sicuramente c'è qualche cespuglio, i parrucchieri tutti chiusi, si compra, va Esatto. bene. Aspetto la fase 3, aspetto la famosa La fase fase 3 3. che riaprono i parrucchieri. Vabbè, allora Marco, cominciamo dal passato o dal futuro? Da dove vuoi cominciare? Decidi tu, sennò poi dicono che comando sempre io e parlo sempre io. Ma io inizierei proprio dal presente, perché questa è una settimana particolare, Ditti, è la settimana che ci dovrà portare al Consiglio federale, in cui poi andranno prese delle decisioni importanti per il futuro, non solo della Lega Pro, ma anche della B e della A. Oggi ne ha parlato anche il presidente D'Agostino alla radio ufficiale, a radio.ru, ha fatto intendere qualcosa anche sulle posizioni di Capuano, di Zomma, ma dello stesso Parisi, con Hai cui poi. capito? Io non ho capito in realtà, cioè mi sembra che le cose che abbia detto D'Agostino sono le stesse che dice lui e il figlio da quando sono arrivati, cioè che li conosciamo poco, dobbiamo parlare, ci dobbiamo confrontare, quindi non mi sembra che sia stato detto qualcosa di diverso rispetto al passato, Marco. Sì, ha detto nella parte finale che sono due pilastri dell'attuale squadra e che se compaceranno i programmi, i progetti, si continuerà ad andare avanti. Però penso che la cosa più importante che ha detto, e qua chiamerei subito in causa chi ha contribuito a scoprirlo, è su Parisi, perché ha fatto un passaggio su Parisi, Simone, in cui la sostanza è stata questa: noi già ieri, sia sul Mattino e oggi qua a Sport Channel, abbiamo fatto un po' l'analisi della situazione di Fabiano Parisi. È chiaro che con questo maledetto Covid tutte le quotazioni dei calciatori, da Ronaldo a scendere, sono un po' crollate. Allora, se prima ci poteva essere una base d'asta interessante, oggi magari vendere Parisi significa rinunciare anche a parte del minutaggio che potresti fare il prossimo anno. Nella sostanza, tu gli stessi soldi potresti andarteli a prendere facendolo giocare ancora, trattenendolo un altro anno. A questa domanda, il presidente ha detto: più che guardare ai miei interessi, devo guardare anche agli interessi del ragazzo. Ho l'impressione che ha delle ambizioni e voglia andare, in quel caso io lo accontenterei.
Tu come ragioneresti, da calciatore e da presidente addetto ai lavori? Ma non è una situazione facile. Dai, diciamo comunque Parisi è un ottimo giocatore. Siamo arrivati al punto tale che Parisi in questo momento ha delle richieste importanti in Serie B, inutile che ce lo neghiamo, quindi il ragazzo, comunque essendo un 2000, un ragazzo giovane a 20 anni, ha il desiderio di confrontarsi con categorie superiori. È anche vero che l'Avellino ha un giocatore, come hai detto tu, in organico, dove può fare minutaggio, un giocatore che sicuramente sarebbe un titolare fisso, inamovibile, un giocatore che sulla fascia la farebbe che sulla fascia farebbe benissimo. Quindi siamo in mezzo a un dilemma, non è una situazione facile. Io credo sempre che tenere un giocatore scontento non sia mai la situazione giusta, però credo anche che la società è giusto che faccia le sue valutazioni, perché un conto è mandare via un giocatore, regalare e poi magari sostituirlo, è un conto è venderlo e, come stavo dicendo prima, sostituirlo con giocatori all'altezza, perché è venduto a cifre abbastanza importanti. È anche vero che è inutile negarlo che il mercato di adesso, dopo il Covid, c'è stato uno studio dove il 30% dei giocatori, il valore minimo dei giocatori, il 30% si è abbassato di tutti i giocatori, ma parliamo da Ronaldo fino a ragazzino dei dilettanti, quindi i prezzi sono un po' scesi, la realtà dei fatti. Quindi io credo che D'Agostino, una persona, un imprenditore capace, in questo caso dovrà fare un pensiero e capire bene quale sia la cosa migliore, ma come deve capire il ragazzo, che comunque sia, è vero che la Serie B è un palcoscenico importante, però è anche vero che l'Avellino di adesso è un Avellino che ha un progetto, che ha un'idea, che ha una società, che ha una forma. Sei in a casa, un ambiente in cui crede molto in te, e a volte penso è meglio essere un qualcuno dalla parte che un nessuno dall'altra, no? Quello che diceva Simone è molto condivisibile, è un po' come dire se uno vuole essere pesce nel mare o se vuole essere pesce in un acquario. A volte è anche bello essere pesce in un acquario, forse per la sua crescita, cioè ragionando di dice puoi anche andare in Serie B, poi non è detto che giochi. Ma io sono d'accordo con quello che dice Simone, sicuramente. Poi a parte la crisi che ci sarà per quanto riguarda economicamente tutte le società, come diceva Simone, dalla A ai dilettanti. Però io posso anche dire che il ragazzo è un gioco dei procuratori. Questi sono i procuratori che portano a far uscire tante notizie sui siti, sui giornali, per renderlo ancora più importante e per far cercare di prendere qualcosa in più dalla società, dall'Avellino Calcio. Però io ti posso anche dire che un ragazzo che ha fatto bene quest'anno ad Avellino, una città, una società forte come sarà, una squadra, Avellino, non ci dimentichiamo, non voglio essere ripetitivo ogni lunedì, ma io non la cambierei con nessuno, perché sicuramente avere, quando le cose andranno come diceva oggi D'Agostino, che punta sicuramente a fare un progetto importante, io non vedo nessun problema che il ragazzo, come diceva Marco, è in età come Under, ha fatto un campionato titolare, l'anno prossimo farà ancora più esperienza con una maglia pesantissima. Io non so perché questi giochi dei procuratori, non so se portano un bene al ragazzo, porterà un bene solo se troverà la Serie A, che però secondo me oggi sinceramente posso anche sbilanciare, non è pronto per la Serie A. No, ma è un ragazzo... Pasquale, sgombrando però il campo, e ho capito quello che intendi dire, sgombrando subito il campo da possibili illazioni, io premetto che non ho parlato né con Fabiano né con il suo agente né con altri, pur vivendo nel suo stesso paese. Ci furono delle esternazioni fatte da Mario Giuffridi una decina di giorni fa, in cui diceva che il ragazzo merita la Serie B, si farà di tutto per portarlo, ma al momento non mi risulta che Parisi abbia chiesto assolutamente all'Avellino di essere ceduto. Lasciato andare, ceduto. Io sono convinto che Parisi forse abbia bisogno innanzitutto di rivedere il suo contratto, perché è legato da un addestramento all'Avellino, quindi è al minimo. Poi ogni discorso sul futuro, nell'interesse del ragazzo e della stessa società, si può fare tranquillamente, perché se arrivano delle proposte dalla B, Simone mi può essere maestro, di squadre dove magari
potrebbe non aver spazio o chissà con quali prospettive, penso che sarà direttamente il ragazzo e il suo agente a dire probabilmente un altro anno ad Avellino, se il programma è davvero questo di costruire un grattacielo, potrebbe fargli comodo. Ma perciò che si parte da lontano, perché ecco il gioco del procuratore, perché giustamente il ragazzo guadagnerà poco e sicuramente sta facendo di tutto per fargli guadagnare un contratto di 2-3 anni veramente, però io dico che il ragazzo secondo me bisogna lasciarlo tranquillo perché è giovane, c'ha una bella strada davanti da fare, sicuramente si è affidato a un procuratore, io non lo conosco, per sentito dire, il procuratore saprà, è top, e perciò ti dico, saprà il fatto suo, no? Saprà il fatto suo per portare questo ragazzo anche per non muovere ad Avellino, per fargli guadagnare di più, però non ci dimentichiamo che queste cose lo può dire anche Simone, dipende anche chi sarà il direttore, chi se resterà di somma, chi sarà l'allenatore, se resterà capuano, perché in allora, base a questo si decide, no? Su tutto. A questo proposito faccio una domanda a Simone, che cosa ne pensi, anche alla luce delle dichiarazioni di D'Agostino di cui parlavamo prima, che restano capuano e di somma? La mia impressione è, a questo punto, io avevo qualche dubbio su di somma, non ho mai avuto dubbi su capuano, mi sembra che in questo momento le loro quotazioni siano alte. Tu che pensi? Ma io credo che quest'anno hanno fatto sicuramente un ottimo lavoro. La squadra ha mantenuto una posizione di classifica mai nei play-out, sempre fuori, nonostante tutte le difficoltà di inizio stagione, con la partenza in ritardo, come ben sappiamo tutti, causa del problema vecchio di De Cesare, eccetera, eccetera. Quindi secondo me il lavoro svolto è stato fatto in maniera molto buona. Adesso è da capire, giustamente come dice D'Agostino, sentendo che lui vuole approfondire la conoscenza e vedere se i progetti limano con, sia con Di Somma che con Capuano, se le strade sono percorribili alla stessa maniera. È naturale che dobbiamo capire benissimo, ma questo lo sa D'Agostino, lo sa Di Somma, lo sa Capuano, lo sappiamo tutti noi addetti ai lavori, che il campionato dell'anno scorso non è più il campionato di quello di quest'anno. Senza nulla togliere, è un conto per l'Avellino fare un campionato per salvarsi in Serie C, che come minimo Pasquale non insegna, è il minimo che possa fare l'Avellino in un campionato di Serie C, ma è un conto è doverla andare a vincere in un campionato, di fare una squadra su 20, non dico che deve vincere, ma puntare a vincerlo, cioè diventano un mercato completamente diverso, motivazioni diverse, tante situazioni diverse che vanno approfondite. E quindi in maniera tecnica con l'allenatore, in maniera di mercato con il direttore. Credo che D'Agostino farà comunque sia la scelta più giusta. Il mio augurio è che comunque sia l'Avellino faccia bene, a prescindere da chi esso sia, se ci sia Puleo, Visconti, eccetera, eccetera, per dire. Quindi l'importante è che l'Avellino faccia il suo campionato in base al blasone che ha, quindi un campionato importante. Non sarà facile, dobbiamo aspettare ancora tutte le situazioni del Consiglio federale, vedere i ripescaggi, chi non, perché ricordiamoci poi, se dovesse rimanere il Bari giù, quando tu ti trovi un campionato con Bari, Palermo, perché il Palermo sale su, non sarà per niente facile, stiamo parlando di piazze con quasi più di una da 500.000 abitanti, una da 1 milione di abitanti, cioè saranno campionati difficili, quindi aspettiamo e vediamo da farsi. Non c'è fretta, io quello che dico sicuramente rispetto agli altri anni non c'è quella fretta emergente che ci deve essere, perché tanto non si sa addirittura se finisce, non pensiamo addirittura quando inizia, i campionati inizieranno, l'importante è che l'Avellino è in un momento in cui né carne né pesce, quindi non è che deve salire, c'ha problemi di ripescaggio, di retrocessione eccetera, ha tutta la possibilità di poter programmare con tutta calma, ha avuto la fortuna di avere un cambio di società in questo periodo negativo a livello generale, però sotto certi punti di vista può essere che questo ingresso con tempi più lunghi possa ancora migliorare la conoscenza di D'Agostino nel mondo calcistico e vediamo da farsi. Simone, lui è avvantaggiato. Lui è avvantaggiato perché lui è stato sempre uno dietro alla società, anche come sponsor. Lui conosce la città, conosce la piazza, conosce i tifosi, è una persona molto razionale.
e allora è avvantaggiato su questo. Abbiamo la fortuna che si può. Io sono convinto anch'io, Pasquale. Sono convinto si può anch'io programmare. Infatti, perché lui conosce un po' tutti i pregi e i difetti di questa società, di questa, della gente, dei tifosi, della stampa, di tutto. E allora lui è molto avvantaggiato. Secondo me, lui è molto razionale. Sentendo anche l'intervista di oggi, secondo me è molto, molto preso. E farà sicuramente bene. Non è facile vincere, perché puoi spendere anche 1 milione di euro e vinci, e puoi spendere 5 milioni di euro e non vinci, e tu lo sai, Palermo, Foggia, sì. Bari, ma no, ma io credo che, Pasquale, come hai detto tu, l'importante è che in questo momento, dopo anni di vicissitudini, ci sia una stabilità economica da parte della società, che non sia solo momentanea ma che sia duratura. Purtroppo ci siamo ascoltati nell'ultimo anno con De Cesare, dove tutti i tifosi avellinesi pensavano che fosse arrivata la solidità definitiva per poi progettare. Si parlava di Serie A con De Cesare. Esatto, l'importante adesso è costruire una solidità, e io sono convinto che si possa. Poi... Perciò ti dico, lui è molto avvantaggiato, perché ha vissuto tanti campionati facendo lo sponsor, e veramente conosce un po' tutto, non voglio essere ripetitivo. Però Pasquale, non voglio contraddirti, ma sono cose diverse. Una cosa è fare il presidente, una cosa lo so. Come sponsor. Hai ragione, perché non è facile fare il presidente in una squadra di calcio. Noi ne abbiamo passati tanti, anche io spero. No, io credo che la nota positiva, che essendo un avellinese, bravo, cioè, sa benissimo che prendendo una società come l'Avellino non è che ti esponi di più, cioè sei esposto da 360 gradi a tutto, cioè vieni spulciato anche se compri il panino col cotto, quello di nuovo col cotto di 2 giorni, quindi secondo me lui lo sa, e sa che sotto certi punti di vista deve dare solidità. Poi i risultati calcistici possono venire o non venire, non sarà facile, come abbiamo detto, però sicuramente sa che deve dare solidità a un ambiente, a una struttura societaria. Lui sicuramente starà partendo da zero, no? Pasquale, sarà partendo da zero. Dimmi. Pasquale, facciamo un gioco. Allora, considerando che io sono d'accordo con quello che avete detto, con Simone dissento rispetto ad una cosa, cioè fino a un certo punto. Cioè, è vero, non c'è fretta, perché siamo ancora all'11 maggio, che oggi, ma è chiaro che dopo il Consiglio federale, quando lo scenario a livello nazionale sarà delineato, sarà giusto sfruttare a tuo favore il tempo che hai a disposizione, cioè che hai tutta la fine di maggio e l'inizio di giugno per programmare la società, il direttore, l'allenatore, la rosa, il ritiro, cercando anche di capire, naturalmente in base al Covid, come poi ci si organizzerà, perché anche il Covid rappresenta un grande punto interrogativo. Allora, la domanda che vi faccio a entrambi, partendo da Pasquale per poi arrivare a Simone, è: sulla carta c'è soltanto Parisi e Ferretti come giocatori che hanno un altro anno di contratto, tutti gli altri sono a scadenza. Ma sentendo pure Marra stamattina, lui ragionava, diceva, se c'è la possibilità di confermare un gruppo, cioè di 4, 5, 6 giocatori, ripartire da quel gruppo per poi costruire l'Avellino che verrà. Siete d'accordo? E chi riconfermeresti, Pasquale? Cioè, su chi punteresti? Non lo so, su Mikoski, se il Genoa te lo dà, su Charpentier se sta bene, Laezza, perché alcuni nomi poi Capuano già li ha fatti, comunque li ha fatto intendere. Sì, e allora è un bel gioco questo, però ti dico una cosa, sicuramente staranno facendo qualcosa, perché non sono fermi, conoscendo, cioè visto anche le dichiarazioni loro, non stanno fermi, sicuramente staranno facendo qualcosa. Però io ti ripeto, non voglio insistere. Per programmare devi essere già convinto di avere un direttore e un allenatore. L'allenatore ce l'hai perché c'è il contratto, va bene, mettiamolo così. Però se stanno già programmando e non sta uscendo niente, sicuramente ci staranno muovendo con procuratori, con altre squadre, per costruire una squadra, perché tu sai che c'è solo 2 giocatori. Io dubito molto, però... Io non lo so, perché non stiamo dentro e non lo sappiamo. Però poi, come dici tu, i 18 giocatori, diciamo 18, perché questa squadra è nata un po' in fretta dopo tanti problemi e si è preso un po' di tutto, no?
però secondo me 5-6 giocatori validi ci sono, il Charpentier della situazione, il Parisi, il Ferretti, il Zillo, perché non mi dispiace neanche il Zillo come gioco, però so che non sono nostri, so che tornano alle squadre da dove sono venuti, questo ho letto un po', non è che poi sono... E allora Pasquale, per chiudere la parentesi, diciamo che almeno per quanto mi riguarda, se resta come penso Capuano, ha detto che tenterà di trattenere Charpentier, gli farebbe piacere mantenere Parisi. Poi io ti inserisco giusto Laezza, Silvestri, Garofalo e poco altro, perché tra chi abbiamo in prestito e chi invece secondo me non fa più al caso di Capuano, cambieremo almeno il 70% della rosa. Perciò ti dico, saranno già lavorando. Siamo anche a bocce ferme, e noi le cose ce le dobbiamo anche dire. Capuano ha avuto un ottimo andamento nel corso dell'annata, ma ha avuto anche qualche momento di frizione all'interno del gruppo per imporsi, per farsi capire. Quindi ho l'impressione che adesso, potendo partire da zero, determinate valutazioni andranno assolutamente fatte. Detto questo, Ditti... Simone, aspetta Marco, Simone, volevo dire Simone su questa cosa e poi ti lascio la parola. Ma sono d'accordo, come dice, cioè alla fine tutti quanti stiamo dicendo cose secondo me giuste, cioè in ordine sparso ma stiamo dicendo le cose giuste. Sono d'accordo sul fatto, come dice Pasquale, che... bisogna intanto in primis partire da una scelta di allenatore e da direttore, quindi per poter fare un mercato bisogna comunque decidere se confermare oppure se cambiare strada, comunque decidere nel breve tempo possibile per permettere al nuovo allenatore o al vecchio direttore o al nuovo direttore di poter cominciare a programmare una stagione futura. Quando io dico a volte non bisogna avere fretta, io intendo questo: come tutti sapete c'è stato il consiglio federale della Lega Pro, diciamo il consiglio della Lega Pro, dove, non è consiglio federale, esatto, il consiglio della Lega Pro, dove è un'ipotesi quella di promuovere Leggina, Vicenza, eccetera eccetera, ma tra ipotesi e fare poi c'è sempre di mezzo, così detto, il mare, no? La quarta classificata forse del Bari per la zona storica, ma siamo tutti in punto di domanda. Per me, faccio un esempio, è importante sapere, come dicevo prima, il girone in cui sei. Sappiamo che l'Avellino sarà il girone sud, ma la dico così, è utile costruire una squadra forte, come ha detto Marco, e spendere magari fior fior di milioni di euro se ti rimane, faccio un esempio, Regina, Bari e Palermo nello stesso girone, o forse è meglio programmare per una scalata di più anni? Altro esempio, il Palermo non sale, il Bari sale, non ci sono queste super piazze nel girone, a quel punto c'è un investimento da fare, secondo me, superiore, perché magari mancano delle possibili candidate al numero uno. Quindi per questo dico, ci vuole un allenatore o un direttore che possono già cominciare a pianificare, ma tra pianificare e prendere bisogna sempre stare nel limbo, cioè nel senso, quando si ha la certezza poi cominciare a costruire quello che realmente è fare. Non sono per le rivoluzioni in generale, è anche vero, come ha detto Marco, che la società comunque ha pochi sotto contratto e quindi c'è poco da pensarci, non è che c'è tanto da fare, e quindi bisogna ricostruire e cercare di amalgamare quel poco che è rimasto con una squadra, secondo me, soprattutto con la mentalità vincente, perché per poter fare ad Avellino devi avere soprattutto i nervi cosiddetti tesi. Assolutamente. Marco, penso che dobbiamo andare in pubblicità. Sì, e poi ci vediamo con la Marcord. Allora, facciamo così, non combinare caos come l'ultima volta. No, come anche l'ultima volta, se no finiamo... In fuori onda, Palmiro-Napoli mette la sua manina. Allora, Palmiro-Napoli, ci mandi la clip del nostro Silvino, come sempre, pubblicità, e poi torniamo, perché ci abbiamo un altro ospite, ci abbiamo una sorpresa per Puleo. Bene a tutti gli amici di LVS, Sport Channel 214, a Marco Ingine e soprattutto alla bellissima Titti. 1, 2, 3, 4, 5, cosa dirvi? Uscite sempre in maniera responsabile, ma bevete in maniera irresponsabile. Mi raccomando, sai che ti amo davvero, andiamo incontro al destino, ti do questo cuore sincero, solo per te, everybody! Ciao Sport Channel, LVS, arrivederci, a presto, mi mancate ragazzi, ciao!
Rieccoci, seconda parte di Linea Verde Sport. Aumentano i collegamenti, aumentano gli ospiti. Un anno fa, non era proprio un anno fa, era stata la settimana prima dell'anno fa, a Latina lui si gira e mi fa: com'è andata? Io dico: no, mister, non ce l'abbiamo fatta, dobbiamo andare a fare lo spareggio, non me la dimenticherò mai quella faccia. Ciao Giovanni Bucaro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Buonasera a te. Allora, hai visto gli ospiti che ci sono? Il tuo amico Pasquale Visconti, collaboratore con te nell'Avellino in C1, stavamo ricordando Zigoni, Zappacosta, eccetera, eccetera. E poi quello con Wow. Santino l'hai riconosciuto. Ciao. Ciao, mister. No, inizialmente no, ma adesso lo riconosco bene. Grande Simone. Se toglie il cappellino è ancora più irriconoscibile, Sì, credimi. questo Sì, capito. che ha perso i capelli, che ha No, fatto? c'è Altro. Va bene, non torniamo. Allora, Ciao, faccio Rico. Ciao, una domanda. mister. Questo è un altro, Dimmi. Titti, questo è un altro pezzo di storia del calcio avellinese, non ti dimenticare. Mister Eh Bue è un sì. altro pezzo di storia. Grazie, Forse non Pasquale. tutti lo sanno, noi lo sappiamo. Non ci dimentichiamo facilmente, Non mister Bucaro. tutti lo sanno chi è Giovanni Bucaro, non tutti lo sanno. Lo sanno tutti a Rieti lo sanno tutti, eravamo in tanti. Poi io fa sempre la polemica. Partiamo un attimo da Simone e poi andiamo da Giovanni. Allora, Simone, 17 anni fa a quest'ora dove stavi? Voglio sapere dove stavi 17 anni fa. Adesso 5:15, stava finendo il primo tempo. Allora, no, eravamo a Crotone, dai, una data importante per quell'annata. È stato secondo me il culmine di un triennio partito con Ammazzalorso, dove una squadra costruita con, secondo me, dei professionisti più esperti, forti e dei giovani che avevano fame e voglia di emergere. È nato tutto lì, da Ammazzalorso, per poi sfociare nella famosa vittoria di Crotone. Eravamo una squadra tosta, una squadra che secondo me accoglieva lo spirito del pubblico avellinese, rognosa, combattiva, volenterosa di fare un risultato. Infatti è stata sempre seguita sia in casa che fuori da migliaia di persone e questo ci ha permesso di poter vincere questo bellissimo campionato. Giovanni Bucaro, Titti, è un doppio testimone, perché poi parleremo di Rieti, ma anche quell'Avellino lui l'ha vissuto benissimo, quel triennio che poi fu l'ultimo della sua carriera, se non erro, anche se l'ultimo anno, un po' così per le note vicende con Pasquale Casino che precedettero, insomma, l'avvio della stagione, Sì, no, no, facevo anche parte io, giocai no? diverse partite quell'anno, non ero fisicamente a Crotone, ma c'ero col cuore perché Casillo non mi volle più far andare con la prima squadra, però fui presente in quell'annata che ha molte similitudini anche a quella dello scorso anno, perché c'era un gruppo forte, granitico, che voleva vincere e ha vinto perché dimostrò di essere la squadra più forte, molto simile a quella dello scorso anno, anche se le categorie sono differenti, però le emozioni non hanno categorie. Con Casillo hai avuto più modo di chiarirti? Sono passati No, sì, 17 mi anni. incontro, ma diciamo Casillo un po' mi accusava, siccome io ero il suo uomo di fiducia, che non mi era accorto che qualcuno a Catania si era venduto la partita, cosa che Venduto, che poi quello che sinceramente. sostiene chiaramente Casillo, che sosteneva, sostiene ancora. Sì, ma ripeto, lui non sosteneva che io, è che io non mi ero accorto che qualcuno dei miei compagni avesse fatto una cosa del genere, ma io tuttora non credo a una cosa del genere perché mi ricordo anche che quello era un gruppo soprattutto giovane, non c'aveva gente smaliziata che potesse fare una cosa del genere. Purtroppo abbiamo perso e quando si perde si cerca di arrampicarsi su tanti specchi, ma non è così, però purtroppo io poi pagai questa situazione e nell'ultimo anno non feci parte per tutta l'annata con la squadra. Pasquale, poi dopo voglio fare una domanda a Simone. Prima a Pasquale, è simpatico che su Instagram poco fa vedevo sia Vastola che Marra, che poi sentiremo tra poco, abbiamo sentito stamattina, hanno messo questo post, Simone, non so se te lo ricordi.
la partita dello sci da 12.000 avellinesi a Crotone, cioè vi rendete conto? 12.000 persone c'erano, c'eravamo anche io e Marco, 12.000 persone per una trasferta, che numeri folli! Eh beh, questo non è una cosa nuova per la gente di Avellino. In tanti spareggi e in tante situazioni di playoff si è vista sempre questa massa. 7.000, no Pasquale? Questa massa, ma non è che non lo scopro io oggi la passione dei tifosi avellinesi. La sanno in tanti, non è per questo, ci sono gente che l'ha vissuti, le ha vinti i campionati, il mister Puleo. Io ho avuto la fortuna di allenare, ma non ho mai vinto un campionato Avellino, però abbiamo fatto sempre bene. Però non lo scopro io, i tifosi sono sempre entusiasti, la gente di Avellino è presa, è passionale. Mi auguro di vedere al più presto queste situazioni, perché lo meritiamo, prima come città e prima come tifoseria, secondo me. Però poi non voglio essere di parte, perché qui c'è una persona che io lo stimo tantissimo, non voglio essere di parte perché io proprio a pelle il mister l'ho sempre voluto bene, perché non sta ricevendo tutto quello che lui merita. Anche l'anno scorso ha avuto la fortuna di portarci in Lega Pro ed è stato bravo, è subentrato, ha fatto gruppo e ha fatto l'allenatore che lui sa fare. Io mi auguro veramente che lui deve meritare qualcosa in più in questo calcio. Non è possibile che un allenatore così non ha tanta fortuna, perché è un peccato. Non mi dite che sono di parte, io ci ho lavorato, persona competente, scrupolosa, e dignità, tanta, tanta dignità, solo quello volevo dire. E vabbè, può camminare a testa alta. Simone, l'anno scorso tu stesso abbiamo parlato dell'Avellino, tu sei stato sempre uno di quelli che a un certo punto poi ci credeva, forse l'unica che non ci credeva ero io. Vabbè, comunque, che merito ha avuto Giovanni l'anno scorso insieme alla squadra, dopo la sconfitta col Cassino, forse più col latte dolce, forse Marco è pure d'accordo con me, che là è cambiato qualcosa? Ma di solito si dice che l'allenatore hanno più potere i giocatori che gli allenatori, no? Io credo che però l'anno scorso, ma non perché c'è Giovanni qua, perché è un amico, ma questo a prescindere, ma quello che penso di lui, è stato determinante per la vittoria del campionato, perché è stato il primo a crederci fino in fondo, e questa sua convinzione l'ha trasmessa ai ragazzi, perché io non credo che i ragazzi mentalmente potevano essere pronti per poter fare un recupero del genere. Solo una persona con le cosiddette palle, con la voglia di credere, con la voglia di lottare, poteva raggiungerlo. Secondo me Giovanni è uno di questi, e sono d'accordo come dice Pasquale, che probabilmente Giovanni merita qualcosa in più. Purtroppo ha un difetto che hanno molti allenatori, non lecca il cosiddetto culo. ci vogliono i procuratori giusti. Però no, sicuramente Giovanni ha dimostrato di fare bene, di fare un qualcosa che difficilmente si possa ripetere, un recupero così importante in un campionato difficile come la Serie D, che vi ricordo passa una sola squadra, cioè non è che ci sono tanti mezze misure, ne passa una, quindi ma secondo me va dato molto merito all'allenatore, quindi faccio tutti i miei complimenti, ma lo vedevo spesso a pranzo, quindi sa già di quello che pensavo e un po' di gufate che abbiamo tirato alle spalle avversarie. Giovanni, dici tutto. No, vabbè, ringrazio sia Simone che Pasquale per gli attestati di stima. Sicuramente non era facile, però la cosa principale è che siamo diventati un gruppo granitico. Non voglio dimenticare Carlo Musa, perché faceva il direttore, e la cosa più importante è quando c'è il feeling tra l'allenatore e il direttore. Non sempre è così. Noi avevamo insieme un unico obiettivo, siamo stati sempre insieme, abbiamo condiviso tutto, e questo ci ha aiutato nel far crescere un gruppo che almeno inizialmente aveva avuto dei problemi. Poi anche sapevamo che se dovevamo rimontare comunque dovevamo fare un mercato ben fatto. Su quello devo dire che Carlo è stato molto bravo, perché inizialmente dal mercato dei dilettanti penso abbia preso il meglio che si poteva prendere in quel momento, due giocatori come Dadalto e Dionisi, anche abituati a vincere i campionati.
Poi il mercato di gennaio, soprattutto abbiamo aggiustato e abbiamo messo in rosa degli under che poi, come tutti sappiamo, sia Betti sia Viscovo sono stati determinanti per poter fare quel recupero. Quindi la sintonia col direttore penso sia stata uno dei motivi principali a farci raggiungere questo obiettivo che sembrava impensabile, perché comunque anche a 5 giornate dalla fine avevamo 7 punti di svantaggio e crederci non era facile, però ci siamo inventati tante cose per poter tenere la squadra sul pezzo e non farla mollare in quel Ah, momento, diciamo, clou del campionato. tipo, dai, dici qualcosa che non sappiamo, dai, svela Ma qualche. noi ci siamo inventati dei video motivazionali, delle canzoni prima delle partite per cercare di caricare al massimo questa squadra perché. Soprattutto nelle ultime giornate uscivamo vittoriosi, ma all'ultimo secondo sentivamo sempre il gol da Bernardo, il gol della Nusei che ci faceva passare la vittoria come una non vittoria. E riuscire a stare sul pezzo, come ho detto, a 5 partite dalla fine, 7 punti, è quasi impossibile recuperarli. E quindi inconsciamente la squadra poteva mollare un attimo. Invece, grazie a tutte queste situazioni qua, devo dire che loro sono stati bravi, ci hanno creduto, alla fine l'hanno meritato, penso l'abbiamo meritata sul campo perché al di là degli stessi punti avrebbe meritato pure il Lanusei di andare in Serie C, però 3 partite su 3 le abbiamo vinte noi, quindi abbiamo dimostrato di essere superiori a loro, al di là delle illazioni che verso il fine campionato venivano fuori dalla Nusei, abbiamo dimostrato, come ho detto, sia nello spareggio che nelle partite di campionato di vincerle tutte e tre, quindi qualcosa in più avevamo rispetto a loro. Marco, vai. Sì, soprattutto la cavalcata finale, effettivamente nel giorno di ritorno abbiamo dimostrato che avevamo qualcosa in più, tante motivazioni, anche dal punto di vista del gioco. Io vedevo la squadra che cresceva continuamente, infatti glielo dissi pure al mister, la percezione, ecco, che noi potevamo farcela, io l'ebbi dopo la sconfitta contro il Sassari Latte Dolce, perché su un campo impossibile, quale era quello di Sassari, vidi una squadra che, al di là della sconfitta arrivata su un calcio di punizione, si sforzò per tutta la partita, aveva un'idea, Marco, mostrava una crescita. racconti in aereo che la faccia di Giovanni e di Daniele Cinelli. Ah, quel giorno me ne ricordo bene, tutti e due vicini erano desolatamente afflitti. Quando salii e mi avviai verso l'ultima classe, perché noi viaggiavamo in ultima classe, il mister stava un po' più avanti, niente. Eravamo più Però fortunati. più fortunati, però ricordo tanti viaggi, effettivamente, tante nottate in aeroporto e questi Perché noi incontri c'eravamo l'anno soprattutto. scorso, Marco. C'eravamo, ci siamo e ci saremo, al di là di chi ogni tanto dice che noi vogliamo il male dell'Avellino. Forse non studiano la storia, vabbè, ma non è il momento di fare Polemica. polemiche, ma soltanto di dare merito a chi la storia invece l'ha scritta. E, beh, penso che effettivamente, come hai detto tu, Giovanni Bucaro abbia contribuito sia all'epoca di Rastelli a gettare le basi, sia lo scorso anno a farci tornare. Poi chissà. Giovanni, Non tu fai il lavoro. escludiamo alla Califano mai un ritorno. Titi, scusa Titi, posso dire una Non cosa? c'è due senza tre. Bravo, Titi. bravo. Intanto aspettate, aspettate Pasquale, un attimo, c'è Salvatore Mazza, maestro, ciao. Vedo il maestro. Buonasera, buonasera a Un tutti. saluto al Salve. maestro, buonasera Maestro. maestro. Quanta bella gente. Maestro. Giovanni, ma usavi anche qualche video del maestro Mazza per motivare la squadra? Qualcosa sì del maestro, il Ecco. maestro è importante, sì. Caro Qualche Giovanni, segreto, sì. c'è anche Allora, volevo Cleo. dire, ciao, salvo. Ciao. Volevo dire, ecco, ritornando al discorso di prima, che chi conosce un po' l'ambiente come D'Agostino, così anche il mister Bucalo conosceva un po' tutto l'ambiente, giustamente ha trovato anche degli amici come staff, voglio ricordare anche lo staff che aveva Giovanni. Quando è venuto ad Avellino, ha trovato Cinello, che era un ragazzo che già conosceva, Pietro Laporta, che è un preparatore che bene o male ha sempre lavorato a grossi livelli, ha
avevo un ragazzo dei portieri che io conosco, Patuzzo, ha lavorato bene. Cioè, quando conosci l'ambiente, subentri in una società dove già sai un po' di tifosi, la piazza, sicuramente dalla bravura del mister, ma ti viene anche più facile con la stampa che ti aiuta, se certamente. Io la penso così. E quello, ritornando al discorso di quest'anno, che D'Agostino conosce un po' tutto l'ambiente, tutta la piazza, conosce tutto il clima. Allora facciamo fare una domanda al maestro Mazza, non so Giovanni che cosa vuoi dire, maestro. Che l'anno scorso di questi tempi eravamo comunque quasi addirittura d'arrivo rispetto a quella cavalcata storica. Io volevo chiedere sia a Giovanni, ma anche a Simone e a Pasquale, il mio amico Pasquale, volevo chiedere, secondo voi, al di là della marcord del ricordo, però dobbiamo cercare di essere concentrati anche rispetto a quello che succederà a settembre, perché io credo francamente che le cose difficilmente si mettano a posto in maniera lineare. Ecco, che cosa vi aspettate voi da domani? Che cosa succede al calcio, soprattutto di Lega Pro, che è quello che interessa a noi? E poi a Bucaro, a Giovanni volevo chiedere un ricordo indelebile di quell'anno, che è stato molto difficile per lui, così anche a Simone, che per lui invece è stato leggermente positivo, perché comunque è stato quasi sempre titolare, con quella cavalcata storica di culminata a Crotone. Ecco, dei ricordi rispetto a quel periodo lì, a entrambi. Ma io vado io, Simo. Mister, ci mancherebbe, Giovanni. L'ho detto un po' prima, tu non eri collegato, sia lo scorso anno che l'avventura culminata a Crotone con la vittoria del campionato è molto simile, perché parliamo di due gruppi di squadre importanti, ma non tanto sul valore tecnico-tattico, ma soprattutto perché c'erano degli uomini importanti. Adesso non voglio fare nomi, ma ce n'erano tanti. Quindi sono molto simili, come al di là della categoria, sono simili come vittorie di campionato, tutte e due belle, con gran numero di tifosi al seguito, perché prima si parlava dei 10-12.000 di Crotone, ma anche lo scorso anno a Riete abbiamo portato 5.000 persone, perché era consentito solo a 5.000 persone. Era limitato, perché se no, secondo me, con l'entusiasmo che si era creato, in uno stadio più adeguato avremmo fatto il doppio almeno dei tifosi. Quindi sono molto simili, per noi sono dei ricordi che rimarranno sempre nella nostra mente, nel nostro cuore. Io questo periodo di quarantena ho rivisto un po' i vari video, l'annata dello scorso anno, ancora mi vengono i brividi, mi sembra ieri, quindi sono delle cose che è difficile a parlarne, è difficile, però quello che senti dentro non lo può cancellare nessuno, quindi personalmente ricordo tutti quegli anni là, sia quando ho giocato, sia l'anno ultimo dello scorso anno, come delle cose che terrò per me e le terrò per sempre nel mio cuore. Giovanni, scusa, Simone e Pasquale, faccio rispondere subito. Giovanni, devo chiedertelo, insomma, tu già l'hai detto, sì, detto con la figura di Onzia, qualche sassolino dalla scarpa te lo sei tolto. Ti è dispiaciuto essere stato trattato come sei stato trattato quest'estate? Ma mi è dispiaciuto, è normale che mi è dispiaciuto, perché dopo quello che era stato fatto c'era la possibilità di continuare. Purtroppo c'è stata questa situazione societaria che, vi dico, da parte nostra era inaspettata, perché fino a quel momento con De Cesare io lo metto al primo posto di tutti i miei presidenti, perché non ci aveva fatto mancare nulla. Era sempre presente, ti dico, cioè nulla faceva pensare a quei problemi che sono nati. Poi è nato questo problema, diciamo, a me la cosa che è dispiaciuto è che in questo frangente di caos che c'era venivano contattati altri allenatori. Questa è una cosa che mi ha dato anche, se ho aspettato, però poi, anche se sono stato anche chiamato dopo da Di Somma, però a quel punto, quando ero venuto a sapere che erano stati contattati alcuni allenatori e magari non erano ben visti dalla piazza, quindi bisognava tornare indietro, l'ho sentito un po' come una pugnalata alle spalle, quindi mi è dispiaciuto, perché si era costruito e si poteva fare con quel gruppo dello scorso anno un campionato importante anche quest'anno ad Avellino.
Simone, e poi Pasquale mi concedi la pubblicità e torni dopo. Simone, tu... Ma guarda, rispondo a Salvatore, per quanto riguarda l'emozione di quel famoso giorno, di quel famoso anno, io dico sempre, io l'emozione più grande che ho avuto da Avellino in 10 anni è stato non la vittoria del campionato in se stesso, ma l'ingresso in campo a Crotone. Quando siamo entrati a vedere il campo per vedere com'era prima del riscaldamento, un'ora e mezza prima, e vedere quei 10-12 mila persone tifose avellinesi sotto gli spalti, io mi sono messo a piangere. È stata secondo me l'emozione più grande. E ti ripeto, magari avremmo pure perso il campionato. Però no, è stata l'emozione più grande in assoluto, perché non mi aspettavo così tanto amore. È vero che era l'anno in cui tutte le trasferte erano piene così, ma arrivare a 12.000 a Crotone, vedere la curva del Crotone che veniva, tra virgolette, esclusa per far entrare i tifosi della Avellinesi, lì in quel momento è stata l'emozione più grande. E poi lì il campionato si è vinto praticamente a Pescara, con il 2-1... Pescara, anche lì ci fu un'invasione incredibile di tifosi. Sì, sì, sì. Il ritardo di qualche minuto, se non ricordi, sì, sì. Come no. Vabbè, dobbiamo andare in pubblicità, ci vediamo tra poco, ritorniamo subito. Terza e ultima parte di Linea Verde Sport, una domanda sia a Pasquale che a mister Bucaro, tra passato e presente. In settimana Alessandro De Vena, che è stato il nostro cannoniere dello scorso anno, ha annunciato l'addio al calcio a 27-28 anni. Pasquale, una notizia che sorprende, no? Sì, mi è dispiaciuto, ho letto un po'... la sua intervista, e ha lasciato anche un'intervista, l'ultima frase un po' pesanti per quanto riguarda il potere, non l'ho capita quella cosa, perché però purtroppo lui la pensa così. Però dispiace, un ragazzo di 27 anni, se non mi sbaglio, era un bel attaccante di buone prospettive, ha fatto la sua scelta, ha scelto un po' la famiglia, perché vedendo anche l'età, per non arrivare a certi livelli, ha preferito forse dare una mano alla famiglia, all'azienda di famiglia, e cercare un futuro diverso. Si può anche divertire sicuramente in campionati così, giusto per farsi una partita, però sono scelte che purtroppo io condivido, le capisco, bisogna rispettarle. E all'ultimo ha lasciato un'intervista su quanto riguarda le promozioni che stanno succedendo, il regolamento che sta succedendo, chi va in Serie B, la quarta, lui ha detto purtroppo comanda il potere, chi è più forte va avanti. Secondo me non è così, io penso che con molta dignità e con molta serenità manderanno su, se si avverrà, perché non so anche se si avverrà, penso che loro sapranno chi mandare su, oppure fare dei piccoli un mini playoff, questo saprò dire. Però mi dispiace sicuramente perché lui ha lasciato. Perché Pasquale abbiamo qualche problema, cioè lo sentiamo ma l'immagine si è leggermente... bloccato. Giovanni, ti aspettavi questo addio di De Vena? Diciamo che non me l'aspettavo, però conoscendo il ragazzo e soprattutto questa sua nuova, diciamo, lui è preso molto dalla sua fede, dalla sua fede in Dio, e quindi mette questo al primo posto rispetto ad altri, che può essere anche giusto, ma già lo scorso anno, quando lui mi chiamò e disse che avrebbe preferito avvicinarsi ancora di più a casa, perché voleva seguire questo cammino che ha intrapreso di fede, già rimasi un pochettino così. Però quindi non sono sorpreso, perché diciamo ha delle qualità umane, ripeto, quando la fede la metti davanti a qualsiasi altra cosa, queste sono scelte che ci possono stare. Contento lui, mi dispiace perché comunque ha qualità, è giovane, potrebbe dare ancora tanto al calcio. Il presente dell'Avellino, Giovanni, che mi dici? Si dovrebbe ripartire il condizionale d'obbligo da Capuano e di Somma, come la vedi, e come vedi anche la nuova era d'Agostino? Ma sicuramente continuare sulla vecchia strada è sempre la situazione migliore, anche perché sia Di Somma che Capuano hanno dimostrato di avere Avellino, di sentirla la maglia, e diciamo questo campionato è stato fatto anche bene finché si è potuto giocare.
D'Agostino non lo conosco, però penso che sia, per sentito dire, un imprenditore di grande fama che ha voglia, sicuramente vorrà portare l'Avellino dove merita di stare. Certo, con questi nuovi programmi, queste nuove situazioni, non si sa che cosa succederà, se ci sarà un cambiamento della C, almeno sentivo due gironi di B, queste cose qui, quindi ancora un po' tutti in alto mare, però sicuramente con D'Agostino l'Avellino può avere un futuro tranquillo e sereno. Hai fatto accenno a questa possibile riforma di cui si parla, perché effettivamente 100 squadre professionistiche in Italia non è facile reggerle, 60 solo in C dove non ci sono fondi. Tu come vedresti il doppio girone di B con una serie C dedicata al semiprofessionismo? Ma da quello che ho capito farebbero una doppia serie B, però con una B1 e una B2, cioè dalla B2 alla B1. Cambierebbe poco. Infatti sarebbe un solo girone di 5 che prove. Esatto. Quindi cambierebbe di più se fai due serie B, due gironi di B con quattro promozioni, 2-2. Così la secondo me sarebbe la cosa più giusta, e forse alla fine per eliminare tante squadre che comunque poi hanno difficoltà anche in serie C ad ultimare la stagione. Se dovessero fare B1 e B2, penso che cambierebbe poco, no? Non lo so. Solo i numeri e le sigle, non cambierebbe nulla. È bravissimo, ma alla fine non è come una C, chiamatela C con un solo girone, buonanotte. Simone, volevo chiedere, maestro Mazza, ti guarda, ti racconto sta cosa che, se me la ricordo bene, hai una puntata da fare. Simone, quando sei arrivato il primo anno, con chi giocavi a carte? Giovanni, Ignoffo, Pisciotta. C'era Sansonetti che si buttava dentro. È Sansonetti, è vero? Me lo ricordo. Questo guardia. Ma io ero il sostituto, perché a me non mi cagavano, perché ero piccolino. Io ero il sostituto. Quando qualcuno magari non aveva voglia di giocare, nel pullman si addormentava, io ero il quinto sostituto. Ah, quindi come... C'era un disco che voleva giocare. Come per il Napoli c'era il clan dei sudamericani, ad Avellino c'era, esatto, il clan dei siciliani. Siciliani, sì. Vabbè. Simone, là potevi fare la riserva, dai, a carte potevi fare la riserva. Anche all'inizio con la Mazzalosso ho fatto anche la riserva, era giusto così, Simone, era un percorso giusto da fare. Quanto ti hanno insegnato i due Giovanni? Perché io so che ti hanno insegnato tanto, sia Giovanni Bucalo che Giovanni Gnoffo in campo. Mi hanno insegnato che l'asso di bastone bisogna darlo sempre, subito. In due secondi si passa. No, a parte gli scherzi, no, mi hanno insegnato tanto. Dai, alla fine ho avuto la fortuna di essere capitano tanti anni e non posso che dire che il merito è soprattutto loro, perché comunque mi hanno insegnato a capire come essere un leader, di parlare poco, però parlare bene, dire le cose giuste. Tenere sempre un comportamento rispettoso, diplomatico, mai andare fuori dalle righe, cercare sempre il bene, non singolare ma della squadra. Questo me l'hanno insegnato negli anni e spero nella mia carriera di aver fatto anche qualcosa. Marco? Poco fa, mentre voi parlavate, mi sono state inviate delle immagini che adesso ho girato già al nostro regista Palmiro Napoli, vediamo se riesce a mandarle in onda, riguardo soprattutto Simone Puleo, perché al Bar Broadway l'ottimo Franco Iannuzzi ha portato il palo. Esattamente, ecco, il famoso palo. Famoso palo, e si è messo lui e Gigi. È vero, io stavo scherzando. No, Franco Iannuzzi non scherza queste cose, quindi è il palo dello stadio di Crotone che fu sradicato insieme a tanti ciuffi d'erba in bella mostra con un cimelio al Bar Broadway con le firme degli eroi del tempo. Molino si è appoggiato, Simone. Immagino che sia anche la tua firma là, no? Ma penso di sì, spero di sì. Spero di sì. No, penso di sì. Ripeto, è un grandissimo ricordo e quindi ce lo portiamo stretto nel cuore. E vabbè, Franco in questo momento non se lo tiene nel cuore, lo tiene attaccato a fianco al bar.
Salvatore Pasquale, secondo voi, e poi chiudiamo con Giovanni, quanto è stato importante l'anno scorso il patto di ferro squadra tifosi? Perché quello fu un patto di ferro soltanto tra loro due, cioè la società era fuori, la stampa era fuori, c'era soltanto Giovanni e il suo staff, la squadra e la curva. Perché poi alla fine l'anno scorso c'era la curva, non è che... Salvatore... Vai. No, io credo che sia stato fondamentale, si è visto poi il tremolio e la tribuna traballante di Rieti è stata una dimostrazione della forza non soltanto fisica e dei salti dei tifosi avellinesi, ma dell'attaccamento viscerale che questa città ha avuto sempre nei confronti della maglia, e l'anno scorso ha dimostrato di essere attaccate anche a quei giocatori, perché all'allenatore, al mister, perché tenete presente che subito dopo la vittoria del campionato invito tutti a negare il fatto che volevano la conferma e la riconferma in toto della squadra e del mister. Quindi è stata una vittoria da questo punto di vista strepitosa, perché comunque, indipendentemente da ciò che stava facendo la società, i tifosi hanno amato. Sì, vabbè, si ama soprattutto quando si vince, ma noi che siamo abituati a soffrire, quando vinciamo amiamo nello stesso modo e anche forse di più. Pasquale e poi Giovanni. Beh, lì c'è stato sicuramente un confronto, mi ricordo, anche di rispetto reciproco, anche i tifosi sono stati rispettosi, hanno dialogato con la squadra e con lo staff, mi ricordo, volevano un unico obiettivo, tutti e tre le componenti con i problemi della società, però quando vuoi quell'obiettivo e lo raggiungi in quel modo, ben vengono questi dialoghi, sai, veramente rispettosi entrambe le parti. Io penso che c'è stata una bella cavalcata, l'hanno voluto entrambi. Queste sono le cose belle del calcio, sicuramente. Mister, a te. No, io diciamo posso raccontare quello un po' che è successo. Noi tornammo dalla trasferta di Cassino e ricevemmo una contestazione pesante dalla parte della tifoseria, però finalmente la squadra capì per quale maglia giocava la domenica. Quindi infatti da lì poi iniziò il nostro cammino vittorioso, ma la cosa più bella fu che il martedì si ripresentarono quelli che ci avevano contestato per dirci che credevano in noi ed erano convinti che potessimo andare in Serie C. E da quel giorno ci fu questo patto insieme alla curva che, devo dire, ci ha portato a dove siamo arrivati, alla Serie C, a vincere un campionato che sembrava quasi impossibile da vincere. Marco! Io quello che ho detto prima, io lo ribadisco perché l'ho vissuto insieme a Giovanni, penso che l'ingrediente per poter vincere, ma non solo ad Avellino, ma soprattutto ad Avellino, sia quello di unire le componenti. Perciò in questa fase di stasi riuniamo società, pubblico, la stessa stampa, perché lo scorso anno avemmo modo in tante trasferte in Sardegna, in tante trasferte nel Lazio, fatte praticamente insieme, di formare un gruppo solido e a volte anche chiarirsi dopo qualche polemica, perché è normale che io sono un giornalista e posso dire a Giovanni magari che non mi è piaciuta quell'impostazione, Giovanni pensare che mi sto sbagliando, oppure dire in futuro manca un attaccante che aspettiamo ad andare a prendere una spalla di De Vena o un portiere under per farci giocare. Queste cose ci stanno, ma se si affrontano con intelligenza e nell'interesse di tutti, allora diventiamo vincenti. Penso che questo sia il Giovanni, che dobbiamo ricavarne. D'Agostino, Marco, Giovanni, stiamo dando un consiglio ad Agostino, giusto, lecito. No, no, ma deve essere così. Ogni componente deve fare il suo gioco. Finché, come abbiamo detto, c'è di lecito, è giusto che uno deve ricevere le critiche quando è giusto che ci devono essere, come quando devi prendere gli applausi. Ognuno, se fa il proprio e tutte le componenti remano dalla stessa parte, i risultati si ottengono. Secondo me, diciamo, Cavellino... quella contestazione, scusami, dei tifosi dopo Cassino, senza qualche punzecchiatura anche da parte nostra,
forse abbiamo contribuito con un piccolo. Ma nel bene e nel male si è contribuito, l'ho detto, noi sicuramente quel rientro fu traumatico perché ci aspettavamo che comunque succedesse qualcosa, non che in quella maniera, però ci fece capire, ragazzi, ormai siamo arrivati a un dunque, non possiamo più sbagliare. E se non fosse venuto nessuno, magari noi neanche ci avremmo fatto caso, avremmo perso, buonanotte lì. Quindi è importante, tutte le componenti dei tifosi, alla stampa, soprattutto ad Avellino, sono importanti. Poi bisogna prendersi le critiche, accettare le critiche, rispondere poi sul campo quando bisogna rispondere. Però tutto è importante. Dobbiamo chiudere. Simone Puleo ti fa questa domanda in chiusura. Allora, Pasquale, già sai che gli voglio dire. Ormai c'ha una bellissima compagna che vive a Salerno con lei. Lavora per Benevento, ma è sempre molto amato qua. Ma quando torna a lavorare per l'Avellino? No, giusto per sapere se ci dobbiamo aspettare o ci dobbiamo continuare ad amare come ti amiamo. Perché non torni a lavorare con l'Avellino? Non lo so, facciamo una petizione per far lavorare Simone Puleo, che ormai è un talent scout importante. Io rispondo come ha risposto Giovanni prima, diplomatico, vedi l'insegnamento e cose. Mai dire mai, no? Bravo. Nel senso, mai dire mai. Per adesso lavoro in una società che è molto seria, con progetti, con ideali da grande società, che se tutto va bene potrebbe tornare in Serie A, metto il condizionale perché come ben sapete è d'obbligo, però ripeto, sono fortunato a lavorare in questa società e spero di lavorarci a lungo. È naturale che all'Avellino non mai dire mai, ecco, mai dire sicuramente mai. In un futuro la mia porta resterà sempre aperta. Dobbiamo ci ha consigliato Moristi l'anno scorso, dai, un po' già lavorato per noi. Un pezzo. Cioè sì, lo abbiamo, ce l'ha dato. Marco, un pezzo Simone lo porta sempre addosso dell'Avellino. Ragazzi, c'ho la chat violenta sotto che mi dice di chiudere. Grazie Giovanni Bucaro, un caro abbraccio a te. A presto. Grazie a voi, un bacio a Pasquale. Ciao mister, ciao a tutti. Ciao, un abbraccio. Ciao. Grazie Marchingino, noi vi lasciamo all'intervista a un amico di Bucaro e Simone Puleo, cioè Salvatore Marra, che ci racconta l'impresa di Crotone e anche parliamo un po' di presente. Noi ci vediamo lunedì prossimo con Marco. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Ciao. Allora, Salvatore Marra, sono passati 17 anni da quel giorno, però sembra ieri, cioè il ricordo è vivo, è forte ed è sempre molto emozionante, non lo possiamo dire. Sì, questo grazie a voi che comunque tenete aperta la memoria, grazie ai tifosi che comunque mi riempiono di messaggi sia sui social che privatamente in questo giorno, e lo rendono ancora speciale perché a volte noi calciatori quando giochiamo finisce una partita ci ricordiamo, ma fino a un certo punto, invece quel gol ha dimostrato che comunque pezzo di storia fa parte di me, viceversa da parte dei tifosi. E ti ricordi di quell'attimo, cioè quella maglia alzata, che tu eri un timido in campo, eri un lottatore ma eri un timido, era un segno di timidezza, di emozione? Diciamo che io non sono un goleador, quindi non sapevo neanche come esultare, allora è nato un gesto spontaneo. Un gesto spontaneo diverso da tanti che magari oggi si possono fare. È uscito così, nel chiudermi dentro me stesso, magari pensando ai sacrifici che uno fa per arrivare a un'emozione del genere, anche perché la cosa bella è che noi giocavamo fuori casa, ma era lo stadio stracolmo di tifosi avellinesi, quindi un impatto è stato molto molto forte. C'è una cosa proprio in particolare che ti ricordi di quel giorno, una parola, un gesto, un'attenzione, qualcosa ti è rimasto in mente? Allora, ci sono varie fasi che a volte quando ci sentiamo con i vecchi compagni di squadra ricordiamo, magari qualcuno si ricorda delle fasi e qualcuno le ha rimosse, però quando vengono ricordate ci ricordiamo. Io mi ricordo quelle settimane che in precedenza a quelle partite noi dal mercoledì andavamo in ritiro. Lì è stata la bravura di Casillo che
ci ha portato via dall'euforia che viveva una piazza che erano anni che non andava in Serie B diretta. Quindi è stato bravo, perché era un gruppo magari giovane e allo stesso tempo di gente che poteva farsi prendere dall'euforia che ti dà una piazza come Avellino, che quando va bene sembra di giocare in Serie A, anche se in quel momento eravamo in Serie C. E io penso che gli incassi e gli spettatori che c'erano quell'anno, adesso con le nuove norme non ne vedo, perché vedo sempre stadi vuoti, e io vedo quelle immagini di quegli anni. La cosa che mi è rimasta impressa quell'anno era con il Lanciano, era di mercoledì e lo stadio era stracolmo. Il nostro punto di riferimento era la curva nord. Quando viva la curva nord, era il segno che era pieno, perché a quell'epoca, adesso è facile in Serie B, in Serie C1, dove l'Avellino ormai è di casa, purtroppo dovrebbe stare sistematicamente in Serie B. Però dopo tutte le vicissitudini che ci sono state, penso che il peggio sia passato. Però la cosa che più mi ricorda era la notte che non passava mai. La notte che non passava mai. E poi il giorno, ti ricordi, no, che ci furono talmente tanto questa invasione di tifosi? Io mi ricordo questa scena dei gerani lanciati dai balconi, non so se voi lo sapevate questo fatto. Io mi ricordo all'inizio della partita che i tifosi del Crotone per protesta buttarono i sediolini in campo, perché li misero in uno spigoletto della curva, della tribuna. Cacciati, cioè io credo che una cosa del genere non è mai successa in nessun stadio d'Italia, guarda, una scena terribile. E poi bellissima pure la festa, il ritorno, Piazza Libertà, il ritorno in pullman, quello fu straordinario. Mi sembrava che volavamo sulla gente, il pullman camminava sulla gente. E poi un'altra cosa che mi ricordo, un mese di feste. Beh, in tutta la provincia, ti ricordi, no? Appunto, tra virgolette, noi volevamo andare a casa, allora 4-5 ci dividevamo, facevamo le tappe, andavano in un paese, 4-5 in un altro, 4-5, e cercavamo di accontentare tutti. Però sono ricordi belli, perché ti rimangono dentro e ti ripeto, la cosa che ogni anno, o quando si gioca contro il Crotone lì, o quando viene questa data, è difficile non ricordare. Questo grazie soprattutto a voi che comunque... Sì, infatti tra l'altro su Sport Channel stiamo ancora mandando continuamente le immagini, quella partita, i festeggiamenti. Mi dicevi che hai ricevuto anche tanti messaggi stamattina, mi dicevi sì, prima. Sì, sia sui social che privatamente, per il ricordo, mi ringraziano ancora. Io devo ringraziare loro che mi fanno sentire ancora giocatore sotto Channel. Esatto. Quando sei venuto poi da allenatore, no? Tutti ti ricordavano, tra l'altro in quella squadra ci sono stati anche diversi allenatori, tu, Ignoffo, poi siete comunque stati poi allenatori dell'Avellino, ti hai riportato un bagaglio di esperienze, forse è qualcosa anche che ti aveva insegnato Pullo, anche se si dice che in quello spogliatoio eravate tu, Ignoffo, Puleo, Biancolino e Molino, eravate gli allenatori, voi l'avete sempre smentito, vabbè. L'esperienza da allenatore invece come la ricordi? Comunque bella, nonostante le piccole, molto importante, positiva. Io la ricordo con tanta esperienza, mi fa un grandissimo curriculum, perché andare a allenare l'Avellino non è da tutti. Io ho avuto la fortuna come primo impatto di confrontarmi subito con una piazza importante. È normale che adesso la gestirei diversamente da quando l'ho gestita. Era ancora le prime armi, quindi penso che gli errori che ho commesso, di sicuro ne commetterei altri, ma non quelli, perché l'allenatore ogni anno commette errori, quindi chi è commette meno errori è bravo. Poi ci vuole un pizzico di fortuna, però anzi, mi ha maturato tanto, perché adesso sarei pronto, se dovesse succedere che vado in un'altra piazza importante, un bagaglio più di Avellino penso che nessuno l'ha. Senti, che ne pensi di Capuano? È stata tutta una storia d'amore tra virgolette con l'Avellino, nata come odio comunque per, tra virgolette, per quello che era successo con la famosa macchina a Castellammare eccetera,
Poi lui ha saputo tenere duri i cori, le contestazioni, gli striscioni, le società che cambiavano. Alla fine il campionato è difficile, con Zio Federale insomma cambi lo scenario. Avellino comunque decima in piena zona playoff, non era facile, no? Allora, io ritengo Capuano un top per la categoria. E mi meraviglio come magari per le sue qualità tecniche non abbia almeno allenato in Serie B, però ha la capacità per starci tranquillamente. Diciamo che purtroppo noi nel calcio etichettiamo magari un allenatore per qualche gesto magari inopportuno che purtroppo ognuno di noi ha, però io ritengo che Capuano dimostra di avere grandi attributi, perché lui già parte da un presupposto, da un handicap che è di Salerno, quindi poi è successo quella situazione di Avellino, sulla macchina. È venuto ad Avellino con zero consensi, con tutto contro, ha dimostrato grandi attributi, ed è giusto che oggi tutti acclamano a Capuano come gladiatore di questa squadra, perché le squadre di Capuano si riconoscono subito, ha un timbro, e penso che ed è giusto che se le cose adesso si sono sistemate, e spero gli diano la possibilità di allenare una grande squadra, perché non avevo dubbi, perché è andato anche tra virgolette come me in situazioni peggiori, ne è uscita la grande, tipo Rieti e altre situazioni, quindi sono contento, perché adesso potrebbe esprimere il suo valore non in difficoltà ma in una situazione tranquilla. Che fase si apre? No, parliamo sempre di fase 1, fase 2 della pandemia. Che fase si apre con l'avvento di D'Agostino? Subito dopo il Consiglio federale dovrebbero arrivare le prime conferme per Capuano, probabilmente per Di Somma. La rosa, tranne Parisi e Ferretti, sono tutti in scadenza. Tu chi terresti dell'Avellino dell'anno scorso? Cioè, su quale base cominceresti a lavorare? Allora, io penso che Capuano è talmente intelligente che ricominciare un lavoro da capo potrebbe essere controproducente. Di sicuro prenderanno il meglio, non mi metto qui a fare i nomi, prenderanno il meglio e impianteranno una base. È normale che poi dopo, per fare, dipende che campionato vuole fare la società, però dalle parole che ho letto da D'Agostino vorrebbe fare un campionato di vertice. E se dovesse essere così, penso che sicuramente 3, 4, 5 giocatori importanti per far fare il salto di qualità, un gruppo già che ha lavorato con un allenatore, raccogliendo ottimi consensi, penso che così si hanno la progettualità e la continuità del lavoro, perché io penso che sfasciare e ripartire da zero è controproducente. Puoi prendere anche i più forti giocatori, ma se non c'hai una base sotto, una base di quest'anno la terresti nonostante la mancanza di contratto? Io sì, perché la storia dice che comunque è così. Dalle categorie inferiori vediamo lo stesso, faccio un esempio, la Lazio, un allenatore che lavora da 3-4 anni con lo stesso gruppo, che ogni anno inseriscono dei giocatori. Io nel mio passato ho fatto delle scalate da calciatore con un gruppo che dalla C2 è arrivato in Serie B, che ogni anno ci mette un pezzettino, la stessa cosa da Avellino. Quindi penso che la cosa migliore sarebbe, penso che faranno così, poi non lo so. È chiaro, poi dipenderà da quello che vogliono fare loro. Proprio per chiudere, tu conosci benissimo i tifosi, perché li hai conosciuti da giocatore, da allenatore, proprio li sai, li conosci nel DNA. Diciamo la verità, quel 2018 è solo accantonato, però quella è una ferita che sta là e non si dimentica, perché alla fine il modo in cui abbiamo perso la Serie B a Nomad è la prima volta in Italia che è successa una cosa del genere. Quindi la proiezione è sempre di ritornarci. C'è l'entusiasmo, però c'è anche le aspettative, come è giusto e lecito che sia, no? Perché comunque il palato è fine dei tifosi dell'Avellino. Negli ultimi 5 anni con Taccone abbiamo visto tantissimi giocatori che ora sono in Serie A, in Nazionale, quindi questa storia pesa, è importante. Io penso che, come in tutte le piazze, ci vuole pazienza. Anche se diciamo sì, noi però non possiamo aspettare, io penso che bisogna far lavorare un gruppo di giocatori, un gruppo di allenatori, dello staff,
insieme alla società. A volte partire con tanta euforia e non può essere un danno se non riesci a fare il risultato subito. Però penso che tutto quello che è passato alla tifoseria dell'Avellino in questi anni è maturata tantissimo. E poi soprattutto questa esperienza qua, dove si è partiti prevenuti nei confronti di una società, di un allenatore, di certi giocatori che con la giusta tranquillità, con un po' di tranquillità, hanno comunque raggiunto un decimo posto. Qualora si fosse riuscita a continuare questo campionato, penso che qualche posizione in più, perché l'autostima saliva, la tranquillità di società comunque ci stava, poteva togliere delle buonissime soddisfazioni. E chissà che poi magari potevi raggiungere anche la Serie B, perché comunque al decimo posto sei dentro i play-off. Perciò dico che bisogna avere pazienza, perché purtroppo il calcio è talmente complicato, ci sono tanti aspetti che in un attimo ti cambiano la direzione di una partita o di una prestazione. Quindi se loro hanno pazienza, adesso soprattutto che hanno, e penso che con D'Agostino è una solidità dove un giocatore può stare tranquillo, non deve pensare a se prende o non prende lo stipendio a fine mese, quindi tutti un po' più calmi. Magari il Covid ci ha insegnato di stare a casa un po' più calmi e di avere un po' più di...